Benvenuti a tutti, è un piacere avervi qui. Questo è il primo evento di Sea Junction in lingua italiana. Abbiamo avuto pure il piacere di ospitare il film dell'ambasciata sull'architettura italiana a Bangkok, ma quello era in inglese, quindi questo è veramente un nuovo evento e speriamo che ce ne siano ancora altri. L'importante è che siano sempre su temi in relazione al sud-est dell'Asia, che praticamente è il nostro obiettivo, è di promuovere la conoscenza del sud-est Asia qui a Bangkok, ma anche online. Ci sono persone che lo possono vedere anche in diretta su Facebook. Mio nome è Lia Sciortino e io sono la fondatrice e direttrice della Fondazione per il Sud-Est dell'Asia, di cui Sea Junction, questo centro culturale, è l'attività principale. Oggi non parlo molto perché do immediatamente la parola a Massimo Morello, che è l'autore di questo libro Bangkok. Io l'ho già letto tutto e quindi considero poi privilegiata a fare domande dopo che si aprirà la discussione con il pubblico. Ma prima sentiremo Massimo parlare del libro e poi Sandro Campani darà la sua opinione sul libro e poi avremo Valeria che ci farà delle interviste sia con Massimo sia con Sandro per farci capire meglio cosa c'è in questo libro. Prego. Allora, io, come ha detto Lia, sono Massimo Morello, sono l'autore del libro. Non mi sono preparato a differenza di quanto ha fatto Valeria, che lo dico subito, Valeria è la mia compagna e è qui per intervistarmi perché è anche giornalista e soprattutto perché è donna e quindi dà una testimonianza di genere a questo consesso che altrimenti sarebbe stato. Intervengo subito perché Valeria è una giornalista di Repubblica per molti anni e forse molto più conosciuta del compagno Massimo. Assolutamente. Vabbè. Però mi hai levato un privilegio che qui a Marco, che ero più conosciuto io, adesso sto diventando il compagno di Valeria. Comunque, io vivo a Marco, sia pure saporiamente, da circa 20 anni. E mi è venuto in testa di fare questo libro perché la casa editrice Oggi Zero ha iniziato una collana che ha chiamato Le città invisibili. E ho proposto Bangkok perché se c'è una città invisibile, se non paradosso, è Bangkok. Invisibile perché è una città carica di stereotipi, di disinformazione, di equivoci. È una città che di volta in volta ci chiedono: ma riuscite, parlando dell'italiano, dove trovate gli spaghetti? Oppure, ma come fate a mangiare? Andiamo al ristorante oppure a casa? Ma perché la domanda è, oppure se vi ammalate, andiamo al medico. Che sembra tutto misterioso, un po' come quando qualche tempo fa in un mall qui di Bangkok vedi due che ahimè erano italiani che sembravano vestiti, non so se avete presente Alberto Sorbi, riusciranno i nostri amici a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, cioè erano vestiti a cacciatori bianchi pronti per un'escursione nella giungla. Ecco, Marco che è tutto questo e poi quando lo straniero arriva qua, il turista soprattutto, rimane assolutamente spiazzato perché non si ritrova. E allora a quel punto c'è l'altro stereotipo, Marco come fai a vivere a Marco perché c'è troppo traffico, come vai a vivere a Marco perché c'è troppo inquinamento, parlando da italiani come se tutti abitassero, che ne so, a Mazara del Vallo, a San Benedetto e Toto, quelli capiresti che parlano di inquinamento, ma uno che vive a Novara mi riesce difficile pensare che si possa lamentare dello smog di Marco. Prima di andare avanti, perché sennò non mi ricordo più, volevo, perché nel libro non ci sono i ringraziamenti, invece volevo fare un po' di ringraziamenti.
volevo fare i ringraziamenti intanto a Andrea Pistolesi, che è il fotografo, vedete lì in fondo, che finta di esserci, che è l'autore della foto di copertina, che veramente qui rende relativamente, ma l'originale, il montaggio originale è veramente, veramente spettacolare. Volevo ringraziare gli editori, che nello specifico sono Adriano Buano e Chiara Biano, che non sono parenti, nonostante la similitudine di nomi, che hanno fatto un lavoro spettacolare nell'editing di questo libro, anche se ahimè qualche errore è rimasto, che poi è colpa unicamente mia. Questi erano. E poi volevo ringraziare delle persone che sono morte, tipo Luca Tettoni, che era un grande amico, che è stato un personaggio fondamentale per me per conoscere Marco, che era un uomo direi eccezionale, nel bene e nel male, era un po' la rappresentazione di quello che è Marco, e di quello che sono, di come sono gli espatriati che si sono incastrati qui. Lui era arrivato qui poi in anni completamente diversi, quando Marco, che era davvero un crocevia di avventurieri, giornalisti veri, che seguivano la guerra in Vietnam e via dicendo. E poi un ultimo ringraziamento, spero che l'ultimo poi veda questa diretta, è quello che io chiamo il mio mago, che nel libro ha una forte presenza, che è Edoardo Siani, è un italiano assolutamente anomalo, che è arrivato qua perché voleva vedere l'Asia, voleva stare in Asia, che aveva credo 19 anni, cose di questo genere, e si è ritrovato a vivere a Clontheuil, che è lo slam di Bangkok, a casa di un'indovina. Oggi Edoardo è professore di lingua e cultura Thai a Ca Foscari a Venezia, ed è uno dei più grossi esperti di cultura Thai per tutto ciò che riguarda gli aspetti magici. Ed è lui stesso un indovino, certificato con tanto di tessera, perché ha seguito un corso da indovino, adesso non ricordo in quale monastero, però assolutamente certificato. E per chi legge il libro ritroverà le avventure o disavventure di Edoardo, compreso l'avere la responsabilità di un tatuaggio di un demone che mi sono fatto fare sulla schiena, per scoprire poi che non avrei dovuto farlo. Quindi anche tutto questo è Bangkok, nel senso che Bangkok è una città che riserva, io non so quanto devo parlare, ho quasi finito, allora fondamentalmente grazie a voi per essere venuti, ma ripeto, visto che penso quasi tutti qui vivete e state a Bangkok, ecco che arrivano dei ritardatari, ma che scusiamo. Devo spicchiare, cosa devi fare? Hai dovuto spicchiare. Ok. Allora abbiamo dei signori che anche loro sono, diciamo, colleghi, ma in effetti io ringrazio soprattutto quelli che non sono, diciamo, degli amici stretti, e ringrazio quelli che vedo solo ogni tanto, perché altrimenti questa cosa qui praticamente diventava una festa di Natale tra amici. Invece così mi dà l'idea che sia una presentazione sul serio. Quello che volevo, sì, ecco, io direi che ho finito, poi se volete farmi delle domande passo la parola a Sandro, che è una persona infinitamente più seria di me, e poi dopo concluderà. Ecco, sì, il mio nome è Sandro Carvani, come quasi tutti quelli che sono qua, ho anch'io una certa conoscenza di Bangkok, anche quelli che sono venuti di fuori perlomeno conoscono qualcosa di Bangkok. Io sono la mia terza immersione in Bangkok, tutte e tre molto diverse, la prima volta sono venuto da giovane volontario a causa dei boat people, cioè la gente che scappava dalla fine della guerra del Vietnam e venivano accolti qua insieme alle nostre navi da guerra,
che venivano a prendere i cofoli qua per portarseli in Italia, e insieme ai padri Camigliani organizzavamo i primi servizi per assistenza. Poi sono tornato nel 99, è stato 4 anni come direttore regionale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico, una full immersion di famiglia, perché i miei 4 figli stavano al liceo, però io non stavo in Thailandia, proprio nelle Nazioni Unite a Ginevra non servono la Svizzera, lo stesso io non avevo programmi in Thailandia, perciò avevo la famiglia qua, giravo per tutta l'Asia. E quest'ultima volta, nel 2010, sono tornato con l'idea di andare in pensione, e poi però invece sono andato a insegnare all'università, a Asian Institute of Technology, che è un'università internazionale a 40 km a nord di Bangkok, e poi alla Webster University come docente universitario. E adesso sono semi-ritirato e lavoro con la Mefaluan Foundation, la fondazione della principessa madre, che si occupa di sviluppo sostenibile nel nord della Thailandia, a nord di Chiang Mai. Io vorrei condividere con voi su questo bellissimo libro di Massimo 3 ispirazioni, o se volete più correttamente 3 attrazioni che io ho avuto verso questo libro. Un'attrazione ovvia che sta sopra tutte le 3 è che conosco Massimo, siamo amici da molto tempo, e quindi ho il libro di un collega, di un amico interessante, se puoi leggere, e poi parlavo del posto dove abito io, quindi dove di Bangkok. La prima attrazione è la collana, cioè le città invisibili che questo editore ha fatto, facendo evidente riferimento al libro di Italo Calvino, scritto nel 72, quindi esattamente 50 anni fa. Calvino tutti lo conoscono, tutti sanno che importanza ha avuto quel libro in particolare, perché il mio background universitario, sono biologo, Calvino era molto interessante come la sua creatività letteraria è venuta da un'esperienza familiare completamente diversa. Lui era figlio di 2 genitori botanici, tutti e 2 esperti in botanica, e una famiglia di scienziati. Quindi lui è l'unico letterario che ha cominciato a usare il suo genio per altri scopi. E questo lo cito perché una delle caratteristiche di questa città invisibile che troverete nel libro, Massimo la chiama, credo utilizzando la parola di un altro, una città rizomatica. Non è una parola tanto in uso comune. Il rizoma è una grossa radice che sta sotto le piante e permette ad esse di svilupparsi, di crescere in un altro pianto, un altro albero, senza avere il seme, senza usare il fiore, senza usare l'altro modo normale che la gran parte degli questo cosa vuol dire rizomatico? Cioè un insieme di tante cose che stanno insieme perché sono vicine e perché hanno molto in comune non stare vicino. Un'altra cosa importante di una città invisibile, per chi l'ha letto, ricordate che Marco Polo, quando va dal principe Kublai Khan, imperatore dei Tartari, a raccontare la città che ha visto, viene messo davanti a una scacchiera, cioè il lettore, cioè chi lo ascoltava, pretendeva che lui spiegasse le città in base alle mosse degli scacchi. Mi piace molto giocare a scacchi, per chi di voi piace, unitevi al mio club di scacchi di Bangkok, che è il più grande di Bangkok, siamo 1800 membri, e mandate i bambini, mandate il signore, prendiamo tutti. Giocare a scacchi significa trovare un ruolo in uno spazio piuttosto limitato che interagisce con tutto. Imparare un gioco di squadra, perché i 16 pezzi di ogni squadra giocano insieme, proteggere ciò che vale, soprattutto la regina, il re, mandare via i bishop, cioè gli alfieri, gli ambasciatori intorno, difendersi bene, usare le torri e avere tutti questi pedoni, cioè quelli che fanno squadra, gioco di squadra un po' come nel calcio. E quindi in questa città invisibile c'è la questione,
tutto evidente fin dalla prima pagina che Massimo cerca di sviscerare il genius loci. Per chi non sa il latino, magari pensa che genio voglia dire il genio, cioè il cervello. No, genio vuol dire lo spirito dell'uomo. Ogni luogo ha uno spirito e gli spiriti comunicano tra di loro in modo molto attivo, leggermente come, e c'è molto di questo. E praticamente, contrariamente al grande romanzo di Thomas More, Utopia, questo libro, come fecero le città invisibili, sviluppa un'utopia pulviscolare, cioè tanti pezzetti di utopia messi insieme che convivono e raggiungono l'obiettivo. L'obiettivo dell'utopia è quello di dare la felicità. Quella era un'isola di 44 città, le città invisibili sono invece 55, e però tutti vivono insieme per sviluppare una propria felicità. Comunque su questa ultima attrazione chiudo con l'ultimo paragrafo delle città invisibili, che dice: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni che formiamo stando insieme noi. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo è quello più comune, quello più facile, a molti, accettare l'inferno e diventare parte di esso fino al punto di non vederlo, più. Il secondo è più rischioso ed esige attenzione e apprendimento continuo, cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno, chi fa cosa, chi non è inferno, e farlo durare e dargli quindi spazio. Quello come chiudeva il libro Calvino, e in questo libro di Massimo vedete appunto come conoscere le persone e dare spazio. La seconda attrazione che io ho avuto su questo libro, che poi mi si è confermata leggendolo, è la voglia di confrontare la mia esperienza. Anch'io la mia esperienza di Blancock volevo sentire la sua. E volevo sentire quella di tanti altri che lui cita nel libro. Comprendere un po' questa confusione che viene chiamata una città quantica o quantistica, cioè sembra una confusione, però è una confusione viva, una confusione vivente. A me è piaciuto moltissimo questo modello, perché quando io sono uscito per la prima volta nel mio paese, sono genovese, per specializzarmi in Colorado, mi diedero la funzione di usare i primi microscopi elettronici di quell'epoca, eravamo nel 77, e scoprire i pattern, cioè come la vita funziona, come funzionano i mitocondri e le membrane. Sono stato un anno intero a studiare e ho scoperto che il pattern non c'è. Tutte le forme di vita funzionano, rimangono vive, interagiscono e non esiste una regola di movimento del mitocondrio, di movimento della membrana, di movimento del nucleo. È un sistema quantistico, cioè la vita è profondamente disordinata. L'unico ordine che ha è quello del comunicare. Quando non comunica più, se la membrana diventa dura, è morta. E questo è un po' vediamo tutti i giorni, non è corretto, no? C'è un DNA, c'è un progetto di un DNA, c'è un DNA di qualcosa. Ma tutti i DNA del mondo vivono in modo diverso, sia hanno quella struttura, sapete, scoperta alcuni anni fa, che dà una struttura al DNA. Bangkok ha un DNA che non ha nessun'altra città, però si riproduce ogni volta creando una espressione nuova di quel DNA. Mi è piaciuto anche questo perdersi per strada. Massimo, nel raccontare il suo libro, si perde a volte a piedi, a volte in moto, nel libro, e a me è sempre piaciuto perdermi. La mia prima scappata di casa dopo una litigata con papà a 18 anni, perché mi aveva dato patente, scappare in Kenya. E lì mi diedero una macchina senza patente e mi persi nella foresta. E quindi, bellissimo, scoprì un popolo nuovo, i Rendille, che non avevo quasi mai visto dei bianchi, e a stare un po' con loro perché io mi ero perso. Ma per loro invece ero una relazione con qualcosa che stava lontano. Sapete che io sono genovese, sono genuano, tengo per il Genoa. Una delle cose che la scienza non ha mai dimostrato, non è mai riuscita a dimostrare,
è perché quando si gioca in casa si vince di più. È dimostrato statisticamente, le squadre che giocano in casa, sappiamo qua un esperto di sport, vincono di più, perché le hanno studiate tutte, perché c'è il tifo, perché conoscono l'umidità, perché conoscono l'altura, perché si muovono meglio come squadra, abbiamo anche un esperto che fa complimenti al giocatore. E niente, confrontate su queste realtà, nessuna di quelle è la vera ragione. Durante il Covid si è giocato senza tifo, stadi erano vuoti, eppure anche durante il Covid le squadre in casa vincono di più. Allora c'è qualcosa nel giocare in casa che rende la gente più efficace nel loro gioco, ed è quello bello da scoprire quando si va all'interno di questa città. E ultima di questa attrazione, io lavoro a Ritung, che è l'angoletto più nord-ovest della Thailandia, praticamente in Myanmar, dove viviamo una realtà di livelihood, cioè di comunità che vive bene insieme, una comunità unica, è una comunità unica al mondo che ha messo insieme tante etnie, che è una feccia della feccia dell'umanità, il peggio del peggio, prima dell'Afghanistan, questa gente fabbricava tutta l'eroina del mondo, e tutte le loro famiglie hanno venduto bambini e bambine ai hotel di Bangkok durante il periodo pieno. Oggi sono una delle comunità più ricche del paese e è anche l'unica comunità che ha fatto un'educazione Montessori per tutti i suoi bambini. E volevo scoprire in queste realtà raccontate le massime dei vari quartieri quanto di questo livelihood che c'è nelle campagne si realizza anche in città. Ultima attrazione. La mia ultima attrazione è l'interesse professionale. Mi occupo di relazioni internazionali, ho lavorato anni nella risoluzione dei conflitti con le Nazioni Unite e volevo vedere come questa che noi consideriamo la capitale dell'Asia, la Ginevra dell'Asia, riesce a vedere tutte le sue opzioni e tutte le sue ricchezze e tutte le sue povertà. Ed è proprio cercando di capire il più piccolo, ogni persona che si incontra, ogni altro osservatore, che si riesce a capire il più grande. E quindi riuscire ad amare una città significa conoscere ogni suo piccolo angolo, girare molto e non soltanto passare, ma cercare di comunicare e apprendere qualcosa da loro. Quando ho cominciato a studiare relazioni internazionali, era appena caduto il muro di Berlino e quindi ci insegnavano il mondo VUCA, allora era la parola chiave, VUCA era tutto VUCA, cioè era finita la linearità del mondo, est-ovest, capitalismo, comunismo, e cominciava VUCA, cioè volatile, volatilità, uncertainty, incertezza, complessità, ambiguità. Ci si aspettava un mondo che non era più lineare. Passavano meno di 20 anni e siamo entrati nel nuovo millennio in un mondo diverso che si chiama RAPT, R-U-P-T, che vuol dire rapido, imprevedibile, paradossale, intricato. Paradossale, tutte le pagine di questo libro sono paradossali. Cominci con una cosa e finisci con un'altra. Ogni titoletto mi racconta una storia, inizia in un modo e finisce in un'altra. Quindi dà molto di questo intricato e imprevedibile. Oggi con la guerra in Ucraina, con la guerra in Palestina, siamo ormai entrati pesantemente a tutti i livelli, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alle imprese, alle nostre comunità, alle nostre famiglie, in un mondo che è bani. Bani vuol dire brittle, cioè fragile, ansiogenico, genera ansia, ogni volta che sentite una notizia è ansiogenico, è non lineare, cioè non sapete cosa viene dopo, ogni volta è una sorpresa, ed è incomprensibile. Ecco, c'è molto di Bali anche nella Bangkok di oggi, che racconta benissimo Massimo sulle realtà più contemporanee, relative ai conflitti politici, relativo alle compressioni tra le generazioni, alle difficoltà di relazione tra i ricchi e i poveri, tra le elite e coloro che lo sono. In conclusione, e mi verrà probabilmente, spero ovviamente alla fine, la stessa domanda che mi sono posto io. Verso quali di questi futuri che si intravedono nel libro andremo a spingerci?
noi da soli o con i 20 propizi della popolazione thailandese, o nella nostra relazione tra i bangkokiani nati a Bangkok e cresciuti con la cittadinanza thailandese e i bangkokiani che sono di fuori, che però amiamo ugualmente tutti, questa è la ragione per cui ci stiamo, questa città, e spero che sia anche per voi una bella attrazione come è stata per me. Grazie. Grazie Sandro, grazie a tutti, grazie anche a chi magari ci sta seguendo in diretta su Facebook. Come ha detto Lia, sono chiari, come dire, i motivi per cui condurrò questa intervista con un tono un po' personale, visto che abbiamo già fatto coming out, quindi ci siamo tolti questo dente, sapete che siamo una coppia, e questo mi ha permesso di seguire un po' la nascita di questo libro. L'ho visto nascere, ho visto anche quali erano i momenti e le situazioni su cui hai avuto più difficoltà, i capitoli su cui hai combattuto, diciamo, un po' di più, e l'ultimo secondo me è stato quello più difficile da scrivere, tant'è vero che alla fine hai fatto quasi due conclusioni, no? Hai fatto l'epilogo buffo che però si chiude con dei puntini di sospensione, e poi hai avuto bisogno di aggiungere altre due pagine che parlano dell'impermanenza perfetta, sottotitolo "Non si dà epilogo nel mondo Thai". Allora la domanda è questa: perché è stato così difficile chiuderlo questo libro, mettere un punto, una conclusione? Lei mi aveva detto, vuoi che ti dica prima le domande? Io ho detto no, così poi ti rispondo avanti. Adesso lo rimpiango molto, perché lei legge tutto, è pignola. No, in realtà mi ha messo in crisi, e soprattutto per una formazione giornalistica, nel senso che io credevo di averlo concluso il libro dicendo tanto a Marco non si può mai trarre una conclusione definitiva, e poi dopo è successo la qualunque, che è quello che da anni ci diciamo tra colleghi quando si cerca di analizzare la situazione politica thailandese. C'è chi dice A, c'è chi dice B, c'è chi dice C, dopodiché non è che viene fuori D, viene fuori una lettera di un alfabeto che non esiste, quindi in realtà non si riesce mai a stare dietro a questo sviluppo di realtà. Le ultimissime vicende politiche thailandesi si offrivano molto bene a questa interpretazione, quindi mi sembrava giusto chiudere il libro dandogli in un certo senso una chiusura, quindi dicendo adesso almeno per un po' stiamo tranquilli, e quindi tendenzialmente questo libro dovrebbe restare più o meno attuale, che ne so, almeno per la prossima settimana, quindi o comunque magari un tantino di più. Però a tutti gli effetti è questo, a Marco si viene presi, una cosa si comprende, cioè vivendo questa situazione così fluida, così continua, si capisce meglio quello che è il concetto buddista dell'impermanenza. A un certo punto uno dovrebbe farsene una ragione, per noi per come occidentali è un bel problema, perché poi in realtà ce lo diciamo, fatene una ragione, ma in realtà questa ragione non ce la facciamo mai, e ci scontriamo contro una realtà che invece per i Thai vivono davvero l'impermanenza, cioè più di tanto non si lasciano coinvolgere in un certo tipo di situazioni, le vivono, le osservano, poi alla fine facciamocene una ragione. Era questo. C'è una cosa che avete detto entrambi, quindi magari la domanda la farei a tutti e due: metropoli quantica, il principio dell'entanglement, su cui non mi addentrerò perché la fisica quantistica è davvero troppo complicata per me, ma quello che poi io verifico è che quando si parla, nella mia esperienza, di Bangkok con amici, con altre persone che vivono in Italia e in tanti altri posti,
L'immagine che molti hanno, meno che non ci siano stati per tanto tempo, è il marketing galleggiante, tutto un po' come si dicevano prima, oppure un'immagine alla Osborne, non mi ricordo più bene il titolo, ma l'inferno di cristallo o qualcosa del genere, dove qui è la metropoli, la incubo, i condomini dove può succedere di tutto, infatti una delle occidentali presenti in quel libro finisce sbaranata da un varano, quindi insomma non è esattamente una città accogliente, molto diversa dall'esperienza che forse con noi che ci vediamo. Allora, una cosa che vorrei chiedere a tutti e due, perché è così difficile capirla, definirla questa città, e invece è così facile fraintenderla, farla diventare stereotipo? Nella mia esperienza, o in tutto il mondo, in tutte le diversità, ci sono tre fondamenti, tre modi fondamentali di tenere insieme le diversità. Insomma, la mischia, che conosciamo tutti, se compriamo un sacchetto di Lego per i bambini, quella è la mischia. C'è il mosaico, il puzzle, cioè i pezzettini in cui ogni posto va a posto e può essere splendido, la Cappella Sistina, wow, milioni di colori e pezzi diversi ed è un mosaico. E poi c'è la sinfonia, cioè un sistema di stare insieme in cui ogni pezzo continua a cambiare. E il fatto che cambia bene insieme agli altri dà soddisfazione, dà felicità, se nascosto la sinfonia capisce che bello tutti questi suoni che continuano a cambiare e avere ruoli diversi. A Bangkok queste tre cose succedono tutte e tre insieme. Per noi che abbiamo scelto un modello e dice va bene questo. Certi posti dell'India è palese che è una mischia. Altre realtà, in Thailandia e in altre parti, è palese che è un mosaico, in altre la sinfonia. Ma questi cambi di continuazione, per scoprirlo, oltre che leggere il libro, potete anche fare un giro di notte. Io quando ho compiuto i 70 anni, pochi mesi fa, tutta la mia grande famiglia, quattro figli e tanti nipoti, sono venuti tutti. E mia figlia, che è un'organizzatrice, ha organizzato un tuk-tuk trip. Sono queste agenzie che diventano tutto un gruppo su dei tuk-tuk, quindi noi avevamo 8, e giriamo tutti i posti, ti danno 6 cene, l'antipasto, e vai a vedere a fondo, non Chinatown visto dalla persona che passa per Chinatown, non il fiume per chi va con la barca, ma proprio una deep immersion, un'immersione a fondo in mezzo alla loro vita. E lì si capisce come questi continuano ad andarsi questi tre modelli, sia mischia, sia mosaico, sia sinfonia. Il bello di Bangkok, secondo me, è che si percepisce benissimo girando da una pagina all'altra del libro. A livello di interpretazione, concordo con Sandro, perché questo che ha detto è molto bello, perché è vero e dà un'idea della complessità di Bangkok. A fronte di questa complessità, da parte degli occidentali, in genere, ci sono diverse reazioni, però le più frequenti sono: ho capito tutto e te lo spiego, e questa in genere è la reazione di chi è venuto qui in vacanza al terzo giorno, adesso ti dico tutto io, lo dico per esperienza, ci è capitato spesso questo, quindi la presunzione di capire cos'è questo mondo partendo da degli stereotipi che noi abbiamo. Quindi si vuole vedere tutto categoricamente in una certa maniera, può essere triste, allegra, negativa, positiva, cioè si arriva qui dicendo Marco si sa, è inquinata, c'è traffico, a quel punto lì deve esserci traffico, deve essere inquinata. Poi c'è una reazione che è un tantino più in malafede, tu citavi Osborne, che io personalmente non amo molto, e non lo amo perché è il classico scrittore occidentale, bravissimo, molto bravo, scrive molto bene, ma vede quello che vuole vedere, ma nemmeno vede quello che vuole far vedere agli altri affinché gli altri alimentino una sua visione, cioè, e quella è quella che io chiamo la sindrome dell'era una notte buia e tempestosa. Cioè, Osborne stava in
albergo dove stanno i nostri amici qui di fronte e ci stanno molto carini, molto tranquilli e molto sereni. Orban ha dipinto quell'albergo come un covo di personaggi ambigui, prementi. Oddio, adesso guardandoti non so pensare come l'avrebbe dipinto Osborn, veramente, cioè così come lui diceva che il fiume era necessariamente rimaccioso, cioè dipinge la Bangkok, la romanza molto, infatti i suoi libri vendono moltissimo, e piacerebbe anche fare queste cose, ma nel momento in cui comincio a scrivere in questa maniera un po' mi viene da ridere. Perché a me l'idea, non lo so, che lei possa venire sbranata da un ragazzo, la fatta che non ce la vedo, ma poi francamente dove va a infilarsi? Ma nemmeno se si butta nel fossato attorno a Lupini la sbranano i ragazzi, perché completamente. Ecco, però è un po' il discorso che tante volte abbiamo fatto con Andrea Pistolesi, che fa il fotografo, e lui questo potrebbe dettagliare molto di più, ma delle foto in bianco e nero, no? Perché molti fotografi dicono la foto in bianco e nero dà più espressività, più cose, cioè, e un giorno siamo rimasti a guardare la foto di un fotografo che voleva far vedere la tristezza di banco, l'angoscia, eccetera, e la fotografata una venditrice di un banchetto. Normalmente voi se state a banco le venditrici di banchetti le vedete, sono allegre, ridono, scherzano, ridono. Questa qua gli era cascata la pappola, cioè si stava addormentando, e quindi c'era questo ritratto bianco e nero, delle tonalità molto cupe, di questa signora mezza addormentata, che nel contesto delle foto che questo fotografo aveva fatto, dava l'idea di una disperazione totale, mentre quella signora non era per niente disperata, si era addormentata tra un pattaio e l'altro. Quindi ecco, in molti casi c'è questo voler presentare o rappresentare le cose come noi le vediamo, e questa è la versione in buona fede, o come noi vogliamo farle vedere, e questa è la versione un tantino più. A proposito di questo e di quello che vogliamo vedere, forse un po' più lontano, a me interessa molto. Mi interessano sempre molto i discorsi sulle donne, anche per la mia storia professionale ho diretto per un po' un settimana le femminile. Mettere insieme però le due parole donne e Bangkok può essere una collisione problematica, no? Perché sono due parole che messe insieme si prestano alla gomitatina, no? Ti evocano immediatamente, non so, qui a Bangkok, sono i cowboy, nana, una serie di stereotipi che poi sono sempre verissimi per molti versi gli stereotipi, ma una cosa che tu per esempio mi hai sempre invitato a fare è guardare anche un po' diversamente. C'è una volta per esempio mi hai colpito molto, mi hai detto ma ti accorgi di come, di quanto pudore c'è in questo paese tra le donne ma anche tra gli uomini. Allora sia tu che sei tu Sandro, diteci qualcosa sulle donne e Bangkok che non sappiamo e che non sono quelle che tutti credono di sapere. Le donne a Bangkok per me, di quello che ho visto io, ma non è solo di Bangkok, ma a Bangkok le donne sono la colonna vertebrale della comunità. Sul piano economico, sul piano sociale, sul piano della politica spicciola, sul piano della organizzazione del tessuto sociale. Il 90% della popolazione thailandese vive dello street food, che è reso possibile da questa straordinaria capacità delle donne dello street food di Bangkok. Io sto sul Sole 24, quando insegnavo i corsi serali, mia moglie non c'era perché era in Italia, alla sera mi fermavo gli studenti a mangiare da loro, ma l'esperienza è bellissima, a parte la qualità del cibo, di stare insieme, cioè, ma anche di vedere l'estrema organizzazione, meglio di un catering, di un grande, ma anche poi se vai anche nel mall, anche lì dentro ai food hall, sono sempre tutte le donne. Ho avuto molta esperienza di lavoro con il governo, si va a salutare a fare la foto col ministro, con il sottosegretario,
quando poi vuole raggiungere l'obiettivo della politica, una strategia concordata a livello internazionale, tutto il ministero rimane al nome, e i direttori generali, tutti i segretari generali delle varie funzioni, della competenza, se vuoi dati, il ministro ti dice se sta andando bene, sta andando male, se no io non serve a niente, vuoi sapere i dati reali, come va questo mese, come è andato 6 mesi fa, come è andato 6 mesi, sono le donne che arrivano i dati. La politica spicciola dell'organizzazione del tessuto sociale, anche lì l'avevo visto in occasione di crisi, quando sono state delle crisi, sono state le donne, le madri, le compagne, le amiche di chi protestava, che hanno trovato una mediazione tale che la situazione non degenerasse oltre un certo limite. Questo vale sia per chi protestava, sia per chi aveva le armi in mano, che a casa propria ha trovato delle madri e delle ragazze che hanno detto: ehi, siamo un po' lontani, non ci avanziamo tra di noi, ci erano andati molto vicino, ma non l'hanno fatto. E perfino in certi mondi che vedete accennati brevemente nel libro, quei mondi a cui non si pensa mai, lavorando in un'organizzazione sotto patronato reale, io lavoro anche in quei mondi lì, anche lì le donne hanno un ruolo molto molto importante. Purtroppo gli stranieri vedono soltanto altri aspetti e lo vedono in un modo anche molto deviato, perché il sesso commerciale, sappiamo tutti che c'è, però la nostra percezione del sesso commerciale non è quella che è la vera realtà della vita di questa persona. Diciamo che il sesso è, perché poi tutti riferiti a quello, è il grosso equivoco. A questo c'era un po' è il grosso equivoco che circonda la purtroppo che circonda Marco, che circonda la Thailandia. Dopodiché il discorso che andrebbe fatto, appunto, mi accennava anche Sandro, è che c'è una percezione del sesso, una visione del sesso che è tipicamente occidentale, ancor più, quindi una visione cristiana, e una visione del sesso che è asiatica, quindi buddista. Quindi da un lato il mondo in cui il sesso è peccato, e dall'altro il mondo in cui non lo è. Quindi già questa percezione del peccato cambia completamente il rapporto. Mi sembra fosse Forrest Gump che diceva: il male è negli occhi di chi guarda, no? Noi non riusciamo a rinunciare a demonizzare il sesso indipendentemente da tutto. Con Andrea parecchi anni fa avevamo cominciato un lavoro proprio su questo tema, quindi facendo delle foto, facendo delle interviste alle ragazze, al background. Era un gran bel lavoro. Abbiamo capito che non potevamo continuare a farlo, perché non ce l'avrebbe pubblicato nessuno. Una sera che eravamo in viaggio proprio sul Mekong, e troviamo una coppia di italiani, giovani, disinvolti, moderni, di sinistra, cioè ce l'avevamo tutti per essere, come dire, no, illuminati. E allora abbiamo detto semplicemente, ma senza, guardate che la lei della coppia ha detto: ah, questa faccenda del sesso, donna, aspettate, eccetera. Andrea, che non sa rinunciare, ha detto: no, un momento, non è vero, cioè, e si è aperto un dibattito in cui a un certo punto ci hanno dato dei pedofili. Allora ci si è resi conto che forse era meglio se noi questo argomento lo lasciavamo perdere, perché tentare di spiegare la religione, il buddismo, non è peccato, le ragazze che cercano di compensare il debito con i genitori, e visto che non possono fare le monache perché qui la comunità monastica non accetta che le donne facciano le monache, e allora come riparo il debito karmatico che ho con i genitori? Anche portando soldi con la...
questo discorso, che è oggettivamente complesso, e io ho anche cominciato a capire che fare discorsi complessi è meglio scriverli, così uno si compra il libro e magari si riguarda, perché sennò quando parli, ormai tanto più, c'è sempre la tendenza a dire parla come mangi, che è una cosa che ho sempre trovato importante e ridicola, cioè non vedo perché, insomma. Però ormai la cultura è diventata un problematica. Quindi voglio dire, questo, quello che ci ha colpito in quell'occasione, perché veramente abbiamo detto, va, lasciamo perdere, no? Ma era l'idea di rinunciare a un lavoro che voleva essere un discorso di approfondimento, che non voleva essere un qualcosa né di pruriginoso, né di... ma voleva semplicemente dire, guardate che non è esattamente così questo mondo. Non lo puoi fare perché ti vai a scontrare contro un pregiudizio che trasforma, che si autoconferma, si trasforma in realtà. Anni con fronte di queste cose sono diventate la realtà della Thailandia per molti, ma tu per prima, per anni, quando a un certo punto dicevi no, ma Massimo lavora in Asia, ero in una dimensione precisata, perché se dicevi che lavoravo in Thailandia tutti quanti ti guardavano in giro dicendo come puoi pensare, eccetera. Ed era veramente, e questo è una problematica, mentre il discorso è il pudore di cui tu accennavi, perché è una cosa completamente diversa, cioè una cosa è dire il sesso non è peccato, ma mostrarmi, cioè ho pudore, non mi mostro se sono in una situazione normale, non vedo perché devo mostrarmi nudo o comunque vestito in abiti succinti. È quello che oltretutto molti altri occidentali non riescono a capire, cioè stanno a fare tanto come dire le prediche su determinate cose, dopodiché le vedi in queste spiagge con dei costumi che dire che per loro sono scandalosi, cioè il tanga, il topless, il bikini microscopico per le donne, così come non sopportano di vedere gli uomini occidentali che si propongono in abbigliamenti molto spesso indecorosi. Lo vediamo, basta guardarsi intorno a Baku per vedere come vanno vestiti i turisti, cioè questa Baku, questa Thailandia per molti, e questo non lo sopporto, è diventato una specie di parco giochi in cui si crede di poter fare di tutto, vestirsi come si pare, poi però si giudicano gli altri, e questo è il limite vero ormai di una cultura occidentale che si è convinta di essere meglio di tutti, giudica tutto e tutti, e dà un pessimo esempio. A proposito proprio del cercare di capire questa città andandoci sempre più dentro, una volta mi ha portato a Wai Quang a vedere il altare, non so come dire, di Ganesh e il topo Aku, per cui orecchio sussurrare desiderio, coprendo l'altro orecchio perché non esca e nessuno li possa ascoltare. Abbiamo visto le persone che portavano fiori neri e candele nere a questa divinità oscura di Rau. Tu poi ti sei fatto tatuare Rau dopo aver chiesto consiglio all'amico antropologo indovino che prima ti ha detto di sì, poi ti ha detto ma sei proprio sicuro, insomma, segui il dibattito. E la domanda è, che cosa ti ha fatto diventare negli anni questa città popolata di fantasmi e di spiriti? Come ci sono diventato così? Come ti hanno cambiato così? No, come pensi che ti abbiano cambiato tanti anni in cui la realtà della magia, dei fantasmi, eccetera, sono, come dire, quotidiani quasi come il supermercato? Perché è una visione... Ma devo dire che io ci ho sempre creduto agli spiriti,
peraltro, quindi non è che qui ho trovato conferma. Dopodiché io concettualmente, filosoficamente, vogliamo fare un discorso un po' più... a me piace la dimensione magica, la dimensione animistica, cioè io credo che ci siano delle realtà spirituali fuori da noi, esterne, quindi mi piace credere agli spiriti, anche perché non sopporto il Dio unico lo trovo qualcosa di aberrante che ha creato solo, e lo vediamo, dei problemi, perché nel momento in cui c'è un Dio solo, chiaramente se io credo che c'è un Dio solo, credo anche che tutti gli altri sono dei falsi dei. Quindi se lui crede che c'è un Dio solo, ma Dio solo è il suo, è inevitabile una situazione di conflitto tra me e lui, perché c'è un Dio solo e quindi il mio è quello giusto, no, è giusto il mio, no, è giusto il mio, e si finisce come si finisce. Per la realtà thailandese e il sud-est asiatico generalmente, c'è una realtà in cui ogni Dio va bene, cioè tu c'hai un Dio, ma portacelo, ci facciamo un altare. E questo è anche un altro limite determinato dall'ignoranza occidentale. Qui sono convinti, no? Cioè non capiscono che questa qui c'è il buddismo, ok, ma non è che sono gli altari che vedi in giro, sono buddisti, sono induisti. Perché? Perché la religione vera di tutta questa parte di mondo è l'induismo, non è il buddismo, perché il buddismo è una scuola di vita, che poi insomma, potrei farla lunghissima, però anche in questo c'è un livello di superficialità che impedisce completamente di comprendere di che cosa si sta parlando, per cui si stupiscono, ho visto un monaco che fuma, ma il mio va a fare il monaco, magari lo fa per una settimana. Cioè non è che si è votato, cioè non è un monaco cistercense, non è un gesuita, non è un francescano, è uno che magari ha stabilito che deve pagare un debito karmico o che vuole prendersi un periodo, una pausa di riflessione. Quindi voglio dire, anche questo fenomeno però è estremamente affascinante, quindi l'idea degli spiriti, delle entità immanenti che ci sono nella natura. Qui ci sono degli amici frequentatori della Birmania. In Birmania questa realtà, questa dimensione è ancora più forte, ancora più potente. Dopodiché io ho l'amuleto di Raoul che mi sono messo qui per pronunziarmi la serata e devo dire, la serata sta andando bene, carina, dove è contento, perché sennò mi fulmina tutti quanti. E quindi è una, cioè, se vivi qua, se ci stai qua, se cerchi di non porti in una posizione da occidentale che osserva, giudica, ma cerchi un attimo di capire, cerchi di vivere questa realtà stupenda della Thailandia, del carattere thailandese, capisci anche meglio i thailandesi se hai questa vicinanza anche con gli spiriti. Io farei un'ultima domanda a tutti e due e poi magari se avete voglia fate delle domande voi dal pubblico, non so se ne arriva qualcuna anche dalla diretta, se ne è arrivata qualcuna me lo dite, ma l'ultima domanda che farei a tutti e due è: rischiamo di ritrovarci un giorno in una città, la dico meglio, questa è una città che sta continua a riempirsi di grattacieli e ogni tanto vediamo che si svuota o vorrebbero svuotare, non so, delle bancarelle, eccetera. Rischiamo di ritrovarci in una simile Singapore, non volendo, prima o poi, o siamo al riparo da questo rischio? Dovrebbe rispondere per primo Massimo, perché lui ha già posto nel libro la proprietà intellettuale della parola Singkok, che vuol dire Bangkok diventata Singapore, perché effettivamente vari governi, non solo questo ma anche quelli precedenti, hanno cominciato a introdurre tutta una serie di idee, di spazi pubblici ben organizzati come bancarelle con i colori sopra per fare lo street food, i marciapiedi tutti puliti, tutti senza
piastrelle sconnesse senza pali dentro un marciapiede, un sogno, ovviamente è tutto irrealizzabile, però è in corso di costruzione questa idea di aree pulite. Ci sono alcuni quartieri che andranno in quella direzione, il mio ufficio è vicino a Bangkok, quindi tra Saton, Silom e Mitrayu, e lì stanno facendo degli sforzi in quella direzione. Le tecniche di costruzione, le tecniche di fare le strade, le tecniche del trasporto pubblico, i modi con cui sono organizzati anche la gente all'interno del quartiere, cercano un po' di trasformare verso un sistema più ordinato. Io non credo che riuscirò mai, perché Bangkok ha una continua interazione con gente che non è di Bangkok. Lo abbiamo visto durante il Covid, come la città si è asciugata e tutta quella gente che se ne è tornata in campagna, e molta gente, questa variazione tra 8 e 12 milioni di abitanti è dovuta al fatto che molta gente non è di Bangkok ma lavora a Bangkok. E quindi questa gente che continua a venire da fuori, che si porta con sé le persone amate, i parenti, i genitori, eccetera, continuano a portare. Poi tutto il mondo cambia. I giovani delle nuove generazioni hanno nuovi modi di vivere, vedete che loro vivono su Line, no? Questo social che è giapponese di origine, però è molto radicato a Bangkok. Nel mio posto di lavoro partecipo di 10 gruppi Line, dove ci sono gruppi di lavoro, eccetera, e una volta mi sono preso la briga di contare quanti messaggi ognuno di loro ha scambiato in una giornata. Da 700 a 750 messaggi, non di lavoro, ma per condividere col gruppo che ho trovato un nuovo paio di scarpe, ho trovato una nuova colazione veloce, ho trovato un nuovo posto dove si può stare seduti per terra e giocare o camminare, oppure giocare anche nel gambling, no? Scommettere. Cioè c'è una qualcosa, c'è questo DNA del bangkokiano profondo che non vedrà mai, secondo me, un sink bangkokiano, perché per essere alla singaporeana bisogna essere di Singapore, avere quella mentalità. Lo sforzo lo faranno, leggetevi il libro per capire cosa succederà. Devo dare, sono assolutamente d'accordo, nel senso che poi ne avete la dimostrazione qui a Miesi, cioè se riguardate intorno, cioè questa struttura qui moderna tipo Guggenheim, cioè poi l'hanno riempita di macchetti con i pazienti, le cose, cioè è più lo stesso Line. Io non lo uso perché non uso i generi social, Barega lo usa, ma è una cosa, cioè anche lei ha cominciato, non è che si risponde, cioè non ci sono gli emoticon, c'è a proposito di spiriti, è un universo di pazienti, ciao, tutto, baci, cose, buffio, sì, cose, cioè, ma sembra una roba da, cioè voglio dire, da dodicenni nella mia casa, lei, anche lei ogni tanto, l'ho vista l'altro giorno, cercava disperatamente dei nuovi pupazzetti per rispondere a un messaggio, cioè che... quindi almeno di quel posto, quindi in realtà poi fanno appunto, tirano giù, allora basta, qui non c'è più banchetti del cibo eccetera, dopodiché succede, viene fuori qualcos'altro. Devo dire, in questo sono resilienti, cioè la capacità di superare e ribellarsi a un certo tipo di cose. Ma voi che consentite una nota veramente, se vogliamo, politica. Quest'ultimo governo ha dato un grosso senso di... mi ha messo molto più tranquillo, perché è un governo nell'onda della tradizione, cioè hanno fatto talmente tanto... casini, papocchi, accordi, sottoaccordi, cioè una roba molto, molto simile, cioè noi come italiani di Italia possiamo capire molto meglio degli altri, che è la dimostrazione che manco alla fine fossero andati al potere altri, forse con queste velleità modernistiche, futuristiche, si parla inglese, noi siamo più preparati, eccetera.
questi no, hanno detto mettiamoci d'accordo, gialli, rossi, evviva, nel nome santo della thailandesità, per cui quelli che prima sparavano addosso agli aristocratici si mettono cravatte gialle ogni giorno. Chi frequenta un po' la Thailandia sa benissimo a cosa mi riferisco e che cosa dico. Il guai a Sua Maestà è diventato di una profondità inenarrabile da parte, però gli altri, cioè gli unici che vengono in questo momento immaginati sono quelli che volevano diciamo dare uno sguardo verso il futuro. Fortunatamente per noi espatriati hanno perso, forse sfortunatamente per i Thai, cioè non sono riusciti e non riescono, non hanno potuto governare il paese, perché questo paese resta ancora ben lontano da una singaporizzazione, che sarà sempre più Bangkok nel nome della Thainess, della Quang Pe Thai, della thailandesità, 10.000 baht a 50 milioni di thailandesi, e ce ne sono alcuni che forse di 10.000 baht non ce n'hanno bisogno, ma tanto si danno a tutti, poi dove troviamo i soldi? Ma vabbè, lo vediamo, cioè niente di strano per noi. Quindi in realtà no, mi sento molto più tranquillo. Grazie, se volete fare qualche domanda al pubblico di Alimi Sempre. Sì. Una domanda sulla colonna leggo città visibili, qui leggo città visibili, perché si è voluto fare un contrasto che però non è stato esplicitato fino. Cioè ci si rifaceva a Calvino, era un rifarsi alle città invisibili di Calvino, cercando di rendere visibili le città invisibili. Se conoscessi quello che io chiamo, che si autodefinisce macrologo, come nei romanzi di Alvaro Mortis il Gabbiere, e leggessi le sue mail quando parliamo, capiresti che è un uomo che ha dei balzi quantici culturalmente. Molto visibile, anche nel cambiamento quotidiano. Ma infatti fermo. No. La città è invisibile ed è da rendere visibile. È visibile, vedi lo skyline, vedi Bangkok, puoi capire cosa c'è dietro questo skyline, cioè vedi banalmente, vedi tanti grattacieli, vedi tanti building, dopodiché ci sono 5.000, adesso credo siano aumentati, 5.000 palazzi vuoti. Noi abbiamo di fronte a casa nostra quello che io chiamo la torre maledetta, e spero che gli spiriti ulteriormente la maledicano, perché mi succeda qualcosa di tremendo, perché mi hanno rubato la vista sul fiume questi maledetti, che è un building altissimo dove gli appartamenti sono vuoti. Cosa fanno? Noi qualche tempo fa vediamo nell'appartamento di fronte, quello che c'è, fronte alla vista per intenderci, una luce, e lei dice guarda, ci abbiamo dei vicini, possiamo guardare dentro casa, e dice ah, c'hanno anche la televisione accesa. In realtà la televisione proiettava a rullo, come quando vai negli alberghi che ti fa vedere quanto è bello l'albergo, cioè era la pubblicità del B. Morale, avevano illuminato l'appartamento per far vedere che c'era qualcuno, poi ogni tanto ne illuminano un altro, ma non c'è mai nessuno, sempre vuoto. Quello lì è sempre vuoto, ma quasi tutti sono sempre vuoti, solo che ogni tanto alternano, è illuminato quello al 30° piano, poi è illuminato quello al 29°, cioè fanno finta che ci sia vita su Marte, mentre in realtà non c'è vita. Quindi è visibile o è invisibile? E questa è l'ambiguità. No, è visibile se te lo dico, nel momento in cui te lo dico, nel momento in cui te lo rendo visibile, ma l'immagine è latente. Cioè, è invisibile se io non ti dico che quell'appartamento lì in realtà è vuoto ma vuole apparire pieno. Io lo vedo così com'è pieno. Ma non lo è pieno. Vabbè,
è troppo complicato, no? No, infatti, tu hai detto c'è. Tutto spiegato a pagina 20 o 22. Leggere il libro prima e poi si può continuare a discutere. Ci sono molti di questi palazzi maledetti vuoti. Cioè, quello è maledetto perché devo avere la vista, cioè lo definirei io maledetto e spero che... E c'è il palazzo maledetto per eccellenza, la sua è maledetta per eccellenza. Che lo vedete tutti, la conoscete tutti, è la torre alla fine di Saturn, che è praticamente la torre gemella della Legua Tower, che è stato la cui costruzione si è bloccata con la crisi nel 97, con la crisi delle borse asiatiche. Il palazzo, hanno interrotto la costruzione, che praticamente era già tutto costruito, poi è stato lasciato andare, poi è diventato popolato da scuoter, poi è diventato, poi man mano la gente ci si andava a suicidare, quindi hanno cominciato a dire che era popolato da spiriti. È diventato, credo, problematico anche tirarlo giù, perché a questo punto, cioè proprio è veramente una torre, è considerato veramente un posto maledetto, è considerato un posto dannato, tanto più che ogni tanto qualcuno ci si picca, ci si butta di sotto, però adesso è diventata anche un'attrazione turistica, cioè c'è gente che ci va illegalmente per arrivare fin su in cima a farsi da idioti un selfie sul bordo dell'ultimo piano, poi credo sia cascato uno recentemente. Quindi anche in questo senso qui, cioè cosa c'è dietro a sta torre? A Siloam, cioè io andavo in una palestra su Siloam che era stata costruita vicino a un cimitero, un vecchio cimitero cinese. Poi a un certo punto la palestra ha dovuto chiudere, mi ha detto perché qui è vicino alla tua all'Anacor, quindi terreno tendenzialmente di un valore mostruoso. Sta di fatto che ancora in quel terreno non ci hanno messo mai, non ci hanno costruito niente. Perché? E chi si va a abitare dopo un domani in un building le cui fondamenta sono sul ex cimitero cinese? Cioè, ma qui ci sono dei palazzi che sono rimasti vuoti perché il feng shui era negativo. Quindi l'immagine, andiamoci molto, molto cauti, cioè è tutto molto più complesso di quanto non appaia. Sull'artistica e coscienza, raccomando Irriducibile di Federico Faggini, per il tema quello di Bangkok quantico. Questo è un commento, non una domanda. Vabbè, comunque apriamo qui una domanda e lì. Sì, più che una domanda volevo ringraziare Massimo e anche io ovviamente per l'opportunità, l'occasione di stararmi dalla Dubis non di Bangkok, ma e con Massimo c'è sempre stata una grande sintonia, io sono sempre di vigore circa ormai quasi 20 anni fa ho fatto una tesi di dottorato su Bangkok e le ritrovo le funzioni fondamentali esattamente pari. È una cosa che mi fa un piacere immenso, che ripeto, che conferma questa sintonia di fondo che c'è tra me e Massimo. E mi faccio anche portatore, se Massimo vuole volesse riprendere quel discorso di grande importanza sulla il discorso delle donne in Thailandia, del sesso, dell'immagine, della distruzione. Io sono ampiamente disponibile e mi piacerebbe fare un lavoro insieme su questo, però che sicuramente sarà complesso, sarà difficile, ma che credo che debba essere fatto. Le funzioni, le definizioni, io per Massimo è molto più poetico di me, nella tesi di dottorato chiaramente non potevo, vedo
ho letto il libro, ma dalla capitolazione credo che la vera poetica è particolarmente efficace, grazie. Ma le caratteristiche sì tecniche di Bangkok, le caratteristiche che la rendono una città che si inquadra nelle città asiatiche, comunque delle caratteristiche comuni ancora con delle specificità, è, abbiamo detto, è la verticalità, la multicentralità, quella che Massimo chiama la rizomaticità, cioè il fatto che si in Oriente si fa città in maniera selvaggia, in maniera impecolare, in maniera non modulare, esattamente come si diceva prima, mancando degli, noi pensiamo di avere in mano le chiavi degli schemi urbanistici, degli sviluppi urbanistici noi occidentali, e i nostri schemi sono schemi ispirati a determinare ovviamente a modelli culturali, la centralità, la concentricità, sono modelli che portano a una serie di conseguenze come la segregazione, l'abbandono di periferie, l'abbandono totale. Se noi pensiamo per esempio al destino di molte città degli Stati Uniti adesso, se noi vediamo al paesaggio di queste città come, non so, Detroit, come Milwaukee, insomma, città impressionanti, città vuote, città violente, città senza nessun tipo di sostato culturale, sociale, di solidarietà, di vita vera e propria, insomma. Tutto questo non lo vediamo qua, non l'abbiamo visto ancora qui a Bangkok, non c'è qui in Asia. E non c'è perché il modello non è lo stesso, perché il modello è quello che giustamente Massimo identifica. È un modello verticale, un modello policentrico, un modello a bambù, io ho fatto il mio tesi intitolato Foresta di Bambù per questo, un modello flessibile, resiliente, che è stato minacciato, perché Bangkok è stata minacciata già dal secondo dopoguerra ripetutamente di pianificazioni urbanistiche occidentalocentriche, che ha sempre però in qualche modo rifiutato, sempre in qualche modo accettato ma poi rigettato negli anni 50, negli anni 60. Su adesso sì, come diceva Massimo, c'è il rischio che si possa, alcuni elementi stanno venendo meno, le bancarelle le hanno rimosse, le vogliono rimuovere, stanno cercando, ma il braccio di ferro è ancora in atto, e anch'io come Massimo sono d'accordo sulla fondamentale, stando qui da molti anni, ho studiato estensivamente la cultura e la società tendese, ritengo che non ce la farà. Ancora una volta la taicità, la cultura tendese sopravviverà, ci darà ancora una volta una lezione. Una lezione di come si fa città, di come si fa società, di come si fa solidarietà. Una lezione che noi in Occidente faremmo bene a fare nostra in qualche misura, e credo che Massimo sia d'accordo con me in questo, con grande umiltà e grande attenzione. Quindi ringrazio di nuovo. No? Vuole commentare oppure andiamo alla? No, ringrazio, non ho molto da commentare. Si poteva aprire un dibattito su un concetto di solidarietà, adesso non lo sapevo. Vabbè. Grazie per tutto quello che avete detto, che è interessante, che è profondo, e amo Bangkok, ma sono novizia, quindi. Mi piace molto, grazie Valeria per l'accento sulle dark network su questo punto, e lasciamo perdere. Sì. Certo, non so e infatti ho ringraziato lei per la loro specifica, e volevo chiedere proprio a questo proposito se infiltrare nel terreno caldo di prostituzione e non prostituzione, lasciando a parte, e se c'è violenza sulle donne. Questo so che
e alcuni amici italiani che ho scusato tailandesi mi hanno riferito che la richiesta della vasta che non mi picchi è una prassi o no? Io do una risposta, io mi permetto, scusatemi, ma perché voi rispondere come donne vi vedo messi male tutti e due, ma la mia esperienza è che è una città molto più sicura di tante altre città europee. La relazione uomo-donna. Allora, la relazione uomo-donna, io sono qui da un anno, quindi non voglio spacciarmi minimamente per quella che ha capito tutto di questo paese. Femminicidi. Com'è? Ma sarà una donna, quindi. Non interessiamo voi. Perché non vi dicevo? Volevo solo dire che abbiamo quel governo di rischio del primo vento e vento, pronto, prova, perché non dobbiamo correre rischi, secondo me, proprio perché non capiamo, quindi di idealizzare tutto ciò che non capiamo o di dipingere come una situazione dove non ci sono certe problematiche, semplicemente perché non conosciamo, non capiamo e non ci informiamo. Quindi a proposito della violenza sulle donne, nel senso uomo thailandese, donna thailandese, direi che basta seguire le cronache per vedere quanto e spesso ci sia violenza sulle donne, omicidi o femminicidi. Quindi sotto questo profilo non è tanto il buddismo o il buddismo, ma proprio il rapporto tra i sessi. Se è vero che qui la tradizione insegna che fino a ieri sera le donne sono considerate le gambe posteriori dell'elefante, quindi il fatto che la donna sia sottomessa a un uomo di partenza è anche questo parte della cultura tradizionale. Punto. Posso aggiungere, questo non è soltanto un problema della Thailandia, come sappiamo in tutto il mondo purtroppo la violenza con le donne è diffusa e la Thailandia non è eccezione a questo. La prostituzione c'è, e c'è la prostituzione esploitativa e c'è quella non esploitativa, questa è pure una realtà. Penso che il libro è un po' più nuance di come è stato presentato qui, ma questa è la mia impressione, poi farò i miei commenti alla fine della... Penso che il nostro autore ha voluto dare un'immagine che poi nel libro è molto più di varie dimensioni, anche sull'invisibile e il visibile, penso che il libro è più complesso, c'è il visibile, la parte invisibile. Comunque questo poi possiamo dire più alla fine, per adesso do ancora un'opportunità, se ci sono altre domande. Nessun altro? Allora vuoi commentare tu? No, in realtà è chiaro che parlando... Poi io non riesco a prendermi sul serio più di tanto quando parlo, quindi tengo a ironizzare un filo. Mi sembra che un po' un vizio generale sia di prendersi troppo sul serio. Ecco, io cerco di sdrammatizzarmi. È chiaro che il libro è più complesso, perché nel momento in cui scrivo, nel momento in cui cerco di ragionare, diventa oggettivamente un discorso più complesso. Per tornare un attimo sul discorso delle donne, che poi stranamente ogni volta ci si incarta su questo fenomeno, io ho detto semplicemente che mi riferivo a un discorso sulla concezione del sesso e sulla percezione del sesso, quindi che la percezione del sesso e il ragionamento sul sesso sia in gran parte determinato da una cultura buddista, questo allora, lo dico seriamente, non più spiritosamente, è un dato di fatto.
torno a essere spiritoso. A me in Occidente non mi è mai capitato che una donna, una signora, eccetera, mi facesse i complimenti per strada. Qui sì, ma non è che adesso mi sia montato la testa, ma è un dato di fatto, cioè per loro è assolutamente normale. Io una signora in palestra che mi dice, io le rispondo, ma signora sono molto più vecchio di lei, e lei mi ha detto che preferisce quanto è più vecchio il mio marito. Quindi è una concezione del sesso che è molto diversa, proprio perché parte da un'idea che non è inficiata da questo maledetto peccato originale. Dopodiché il discorso della violenza sulle donne, questo è un altro discorso, cioè non dimentichiamoci che qui, al di là dell'aspetto visibile, non siamo né a Singapore, né a Oslo, né nel benedetto Occidente, siamo ancora in un mondo in gran parte sottosviluppato, dove i parametri sono completamente diversi. Qui sì, il patriarcato ha una forma, ha una valenza molto, molto importante, dove comunque la donna sono le zampe posteriori dell'elefante, tanto più in Thailandia. Non dimentichiamoci appunto che in Thailandia le donne non sono ammesse alla vita monacale, non possono fare il monaco. Non dimentichiamoci che i monaci non possono materialmente toccare una donna. Quindi questo lo dobbiamo sempre tenere presente. Quindi è chiaro che c'è un elemento di patriarcato molto, molto forte. Detto tutto ciò, proprio perché è una realtà assolutamente complessa, qui le donne, più che in tanti altri paesi, detengono il potere economico, perché tendenzialmente l'uomo da ciò è femmina. Adesso sono ricaduto nello stereotipo, cioè, perdonate, cioè è più forte di me, non riesco ad essere serio più di 5 minuti. Però di base è la donna che gestisce l'economia sul piano pratico. Non dimentichiamoci che in Thailandia hanno avuto una donna primo ministro ben prima di noi. Quindi non dimentichiamoci che ci sono tutte una serie di donne in posizioni apicali. Quindi in realtà i problemi di differenza in Thailandia non sono tanto nel... Poi quale Thailandia? Un discorso è Bangkok, un discorso è la campagna. Sarebbe come dire che qual è l'Italia? Adesso l'abbiamo in parte superato, ma quando io ero ragazzo una cosa era dire Milano e altra cosa è, se guardiamo le foto delle donne siciliane degli anni 60, non dimentichiamoci, c'era un delitto d'onore, è stato abolito come reale, come, cioè, è stato stabilito che la donna non può essere uccisa per gelosia solo pochi anni fa, alla fine dei conti. Quindi facciamo molta attenzione. In campagna la realtà è molto diversa, perché è una società di un certo tipo. Detto tutto ciò, le vere speculazioni, perché sennò facciamo, rischiamo anche in questo caso di trasportare i nostri complessi, le nostre problematiche in altre realtà. Qui il problema non è patriarcato uomo donna, qui il problema è maggiore minore, qui il problema sono le differenze di classe. Qui siamo in un paese dove il 70% del prodotto interno lordo è in mano a una manciata di famiglie. Non è un discorso di uomo donna, è un discorso di differenziazioni sociali estremamente forti, che nascono da un concetto di società gerarchica. Quindi il più potente, il più forte viene automaticamente rispettato. Davvero diventerebbe un discorso molto ampio. Poi quello che diceva Valeria è comunque una realtà sociale in cui la percezione del rischio, cioè lei va in giro a Bangkok, e questo è importante, di sera, e si sente tranquilla, cosa che, ma non, adesso non parlo della criminalità, proprio in quanto donna, cosa che in Italia non fa, non si sente assolutamente tranquilla, perché c'è comunque un diverso tipo di atteggiamento, che poi il marito, il compagno, eccetera, magari piglia a volte la sua compagna, ma è un altro discorso, ripeto, siamo, non dimentichiamoci che viviamo in una realtà comunque diversa.
se no facciamo finta di essere a Osimo e poi ci ritroviamo che non capiamo come mai sta tanto caldo. Voglio leggere qualcosa, alcune sono considerazioni, altre sono delle domande che stanno arrivando da Facebook. C'è una che dice: nella convivenza tra quartieri popolari e nuovi cantieri, tra slam e grattacieli lussuosi, è visibile la parte di popolazione che lavora alla costruzione del lusso? Nel video che avete messo in rete, che avete girato per le strade, si mostra l'enorme ospedale in costruzione. Si forma in quei casi una comunità di lavoratori, come vivono? Che mi ha fatto pensare ai lavoratori che noi abbiamo visto, non andando tutti da loro, abbiamo visto nel grattacielo del Rotter per questo libro. Questa è una realtà molto interessante, si potrebbe scrivere un libro, ci sono delle organizzazioni a Bangkok che se ne occupano a tempo pieno della questione dei campi di lavoro. Io ho visto nei miei 15 anni sul SOI 24 dove abito, quando arrivai 15 anni fa c'erano due Grand Hotel e due ristoranti, adesso ce ne sono 15 e 30 ristoranti. Insieme a tutte queste nuove grattacieli ci sono i campi di lavoro dove vivono coloro che costruiscono questi grattacieli. Un pochino più in là ci sono degli altri quartieri che non sono più delle baracche, dove vivono invece internal decoration, cioè tutti quelli che vanno a sistemare l'interno del lavoro finito. Adesso è stato fatto l'Hemisphere, questo enorme nuovo mall. Bene, già da un anno i 13 piani di parcheggio dell'Hemisphere erano completi di pick up di gente che andava a preparare i pavimenti, gli arredi, tutto l'interno del nuovo lusso. E queste sono categorie interessanti perché sono gente super formate molto bene, fanno un ottimo training. Se tu compri un mobile sofisticato italiano, fabbricato a Milano, e gli dai le istruzioni, si mettono giù, tutto per terra, prendono tutto pulito e lo montano in modo perfetto perché la loro manualità è molto specifica. Per quanto riguarda i campi di lavoro invece, che sono prevalentemente birmani, comunque non thailandesi come maggioranza, hanno delle leggi specifiche. Ci sono dei sistemi di controllo della qualità della vita all'interno, viene controllata la qualità dell'acqua, la qualità della salute, è permesso tenere dei bambini, ci sono le scuole all'interno. Tutto questo è controllato dall'UNICEF e da alcune altre organizzazioni non governative locali. Quindi questa convivenza tra quelli che prendono 350 baht al giorno e quelli che spendono 350 baht per prendere un caffè è una convivenza curiosamente pacifica, cioè non ci sono la divisione tra l'Islam e la zona ricca che esiste in altri paesi, qua vivono tutti abbastanza insieme e c'è una certa, diciamo, condiscendenza e simpatia. Io quando lasciai il mio incarico diplomatico, invece di fare la solita festa finale che fanno tutti i capi missioni a Hilton o a Grand Hotel, ho fatto la festa finale con te, in mezzo ai bambini più poveri di questo quartiere, per vedere cosa succedeva. E ho scoperto che questa gente, i bambini sono informati, cos'è una festa diplomatica, chi sono questi ambasciatori che vengono, hanno preparato loro il cibo, niente, alla fine abbiamo dato un bellissimo regalo importante. Ma questa è tutta una formazione, cioè volevano capire chi erano queste persone diverse, no? che prima vedevano solo delle auto scure. E lo stesso lo vedete se andate a fare delle richieste di lavoro, della ferramenta del quartiere, che si coinvolge dal tuo problema, da capire esattamente che tipo di problema è. E questo è piuttosto curioso, ma non ci sono altre città che ho visitato nel mondo dove c'è tutta questa relazione. Giustamente dice un sistema gerarchico. Ogni cittadino ha una serie di P a lui, cioè qualcuno che gli è superiore, no? E in ogni posto di lavoro c'è sempre una relazione anche tra chi c'è arrivato da 3 giorni e chi è arrivato da 4 giorni, che è il P di chi è arrivato da 3 giorni, perché c'è un giorno in più di signore. È interessante vedere come questo sistema si organizza, a volte sembrano dei formicari, cioè che tutti corrono, però hanno una comprensione tra di loro e il bello è che riescono a comunicare. Io l'ho visto anche nei villaggi fuori, se ci si siede in mezzo a loro,
se fai domande loro, comunicano molto meglio di quanto c'è in Occidente, dove non si comunica manco più nel Parlamento, dove si litiga dappertutto. Questi riescono a comunicare anche con il capoccia del traffico di anfetamine, che si è comprato 30 case e ha mandato in carcere 50 persone perché hanno cominciato a fare. Allora si siedono e cominciano a parlare. C'è una forma di giustizia anche in tutto questo, che si chiama giustizia restaurativa, che è molto diffusa, cioè non vanno al tribunale, trovano tra di loro un modo per punire chi ha fatto il male, in modo che la punizione non sia una punizione che fa male a lui, ma sia una punizione che ripara il danno del vittima. Concordo totalmente con io, è un sistema di tipo mafioso, nel senso che è il vecchio concetto della mafia in quanto società che controlla e che regola, però anche questo, ripeto, siamo su un altro mondo e già questi minimi discorsi di questa sera avvalorano una mia tesi, che qui siamo in un gioco di scatole cinesi, cioè ogni discorso porta un altro, ne porta un altro, ne porta un altro, proprio perché è una dimensione veramente enormemente complessa. Per esempio il concetto che diceva Sandro della coesistenza più o meno pacifica tra ricchi e poveri, anche questo è determinato, io sarà che sono deformato da un certo tipo di formazione, per cui vedo tutto anche in una chiave religiosa, da una forma religiosa in cui la ricchezza non è peccato, anzi è la dimostrazione di un calma positivo. Noi interpretiamo la ricchezza nella cultura cristiana soprattutto come un fatto negativo, cioè, c'è sempre la frase evangelica, no? È più facile che un cammello passi per la cuna di un nago che un ricco vada in paradiso. Ecco, qui questa affermazione è totalmente incomprensibile, perché la ricchezza è la dimostrazione del fatto di aver ben meritato in una vita precedente. Quindi il ricco, in un modo o nell'altro, viene visto come uno beneficato dagli spiriti, dagli dèi, dal destino, dal karma, da quello che volete voi. E quindi così come la povertà viene considerata molto spesso come un elemento, un fattore negativo, cioè poco messo caro fatto nella vita precedente per ridurmi così. Quindi questo però smorza completamente le tensioni. È un discorso generico, attenzione, perché sennò è ovvio che c'è anche questo tipo di discorso le sue ombre. No, per tornare a Valeria, c'è un capitolo detto che io ho chiamato la banca di Valeria con queste sue scoperte. Sotto casa nostra c'è un vero e proprio microslam alle spalle, che è un vicoletto con immagini delle casupole, lamiere, compensate. Che è una scorciatoia per passare da casa nostra e andare verso l'Icon. Quindi è veramente una sorta di porta dimensionale, no? Si va all'Icon, poi si è in questo vicolo e si è in un piccolo slam, ma lei ormai è diventata un'amica del capoccia dello slam, che la vede passare, la saluta, la cosa, eccetera, si chiacchierano. Quindi, ripeto, tornando al discorso della sicurezza, un concetto del genere in Occidente non sarebbe minimamente possibile, così come non sarebbe possibile avere una situazione di micro slam ai piedi di un condominio, no? Tanto del nostro ma della Torre Maledetta, che è teoricamente per super ricchi, perché l'avrebbero fatta spostare, l'avrebbero fatta eliminare, perché le persone che vivono nel condominio di lusso non avrebbero potuto mai accettare la vicinanza con una situazione di questo genere. Qui lo danno, avevano anche lì, bellissimo, quando hanno costruito questa torre maledetta, nel sole che porta verso casa nostra c'erano tutte bancarelle, eccetera. Allora hanno pensato bene queste bancarelle di mascherarle con dei pannelli blu, con le scritte in oro, Benian, Benian,
Bene and Residence on Delivery, una roba di questo genere. E quindi per tipo un mese tutte queste macchette qui sembravano tutti quanti dei piccoli stand di lusso. E adesso sono chi l'ha usato come tettoia, chi l'ha messo storto, chi l'ha tagliata a metà, chi ci ha fatto il ripiano, chi ci ha messo una tenda. Cioè è stato metabolizzato totalmente da questa diversa realtà. Quindi quello che era, se volete, un segno, io so io e adesso vi trasformo come tanti piccoli segnali della mia potenza, sono stati dissacrati totalmente e trasformati dalla realtà di Bari. È come la giungla che qui si riprende sempre gli spazi. Siccome penso che le feste si debbano chiudere quando sono al meglio, io direi che è il momento di chiuderla. Grazie a tutti, a quelli che sono presenti. Trovate il libro e date la donazione quando uscite per Sea Junction. Ci permetterà di fare altri eventi come questi o diversi da questi. Grazie mille e alla prossima volta. Ah, e mi dimenticavo, c'è pure del tè, caffè e panini del sole mio, quindi per favore.